Buongiorno e benvenuti nuovamente dallo stadio Massimo Carpano di Numana per la 19ª edizione del torneo nazionale del credito cooperativo. Giocano la BCC Cremasca e la Banca Cremasca e Mantovana contro la Banca 2021 proveniente dal Cilento. Inizia quindi l'incontro tra Banca Cremasca e Mantovana, che attacca in maglia verde fluo da destra verso sinistra, invece in maglia prevalentemente blu scura la Banca 2021, che attaccherà da sinistra verso destra. Adesso cerca di gestire il pallone la squadra considerata in casa da calendario. Può andare a sinistra per Fiorentini il pallone, gestisce e torna verso la destra. Buona la palla di prima, spalle alla porta, tenta il tiro, broglia e poi Fiorentini si trova lì davanti, la mette dentro, deve solo spingerla, deve soffiare, ci va con il destro, la mette per l'1-0. Angolo battuto subito per la Banca 2021, ancora però rimessa in zona d'attacco per i giocatori in maglia blu, anzi calcio d'angolo proprio, va in verso dentro l'area per Giordano, non riesce a prenderla dall'altra parte, ci prova e mette un altro bel gol Fiorentini, 2-0 dopo 3 minuti e mezzo, anche se poi già recuperata. Ci prova la Banca Cremasca e Mantovana, i neo entrati, la mette Ferrari per Vanelli, 3-0. Cerca di andare il numero 10 Ferrari. Ferrari, sono 4! Gol al 12esimo del numero 5, che dopo aver fatto assist segna anche. La palla in campo, Piacentini. Finta di andare a sinistra, va a destra, buona la giocata, ancora 4. Vicino c'è Ferrari. Buono l'1-2, non si intendono però. 4 e 5, però rimane la palla per la Banca Cremasca e Mantovana. Buona la palla in avanti per Ferrari, gestisce il tiro e il gol di Fiorentini, segna un'altra volta il numero 8, riesce. Non riesce ad andare in avanti, non ce la fa Vanelli, adesso ci prova! La Banca 2021 ce la fa con la palla che si stampa sul palo, poi Corvo la mette dentro al 16esimo, 5-1, si sblocca la banca proveniente dal Cilento. Poi concesso il time out, non si capisce per quale motivo. Comunque siamo agli sgoccioli di questo primo tempo, cerca di giocare il giocatore in maglia 8 Fiorentini, Piacentini torna dall'8, poi Vanelli, c'è Ferrari, ancora Ferrari, Ferrari, colpo da biliardo, finisce qui il primo tempo? No, non si capisce, time out, comunque 6-1, data la palla alla Banca 2021, sta per terminare questo primo tempo, cerca di andare in avanti Corvo, non ce la fa, per Pilerci, opportunità per Ferrari, buona la palla per Fiorentini, gol 7-1. C'è la fine del primo tempo, 7-1 per la Banca Cremasca e Mantovana sulla Banca 2021. Fischia il direttore di gara, inizia quindi la seconda frazione con la Banca Cremasca e Mantovana che attaccherà da sinistra verso destra e sta alla ricerca degli altri tre punti disponibili, dato che è la seconda giornata. Invece Banca 2021, che purtroppo è vicina alla seconda sconfitta consecutiva, è attaccherà da destra verso sinistra. Vicino a Barbieri, prende la palla il 23. Vanni verso Broglia, lotta spalle al porta contro Giordano, la rimette per Vanni, Ottolini, 7,5 sul cronometro del secondo tempo, prende Contesini, può ripartire, va subito lungo per Broglia, esce estremo difensore, il passaggio e il gol di Marco Barbieri, 8-1. Giordano, recuperato il pallone da Broglia, fa tutto bene il 14, poi si inginocchia, veramente perfetto, lavoro ottimo del numero 14, 9-1.
Cerca di giocare Ferrari. Che gol che inventa il numero 5. 10 a 1. Corvo va da sinistra a destra con questo tentativo. Non va però in porto. Poi Barbieri anticipa l'intervento di Antuoni. Ferrari non riesce però. Miraldi. Più scaltro. In questo caso 38 sul cronometro. Palla per Guidotti. Finta il tiro. Si accentra. Servito Ferrari, poi ancora Guidotti, palo Ferrari, deve solo appoggiare ed è 11 a 1. Palla che esce, vediamo quanto manca, 19:30. No, non è visto. Va via Ferrari, ancora numero 5, mamma mia che gol, gol fantastico, 12 a 1. Il tentativo di Miraldi e poi c'è il triplice fischio, finisce qui, giocatori in maglia verde che vincono 12 a 1 contro la Banca 2021.